Quella trasferta a Parigi-Berlino per la finale di Champions League sta costando cara al premier francese Manuel Valls, in difficoltà nel giustificare il viaggio su un Falcon di Stato insieme a due suoi figli. A venirgli incontro è stato il presidente UEFA Michel Platini, che ha confermato di aver invitato a Berlino Valls, tifoso del Barcellona, con il quale avrebbe avuto una riunione di lavoro. Valls voleva incontrarmi prima della partita. Il suo portavoce mi ha informato che il primo ministro desiderava affrontare due temi. Il primo riguardava questioni organizzative tra il governo francese e la UEFA in vista di Euro 2016 e il secondo la situazione del calcio internazionale dopo la crisi alla FIFA. Una versione confermata dallo stesso Valls che non convince i deputati dell'opposizione, alcuni dei quali invitano il premier a rimborsare le spese della trasferta, stimate intorno ai 15.000 euro, e a scusarsi con i francesi. Thierry Soler, partito repubblicano, si dice sconvolto. I soldi pubblici sono preziosi e assurdo che Valls non se ne renda conto. Quando si danno lezioni di virtù non bisogna farsi sorprendere con le mani nella marmellata, ironizza il collega di partito Claude Grosguin. L'affaire nasce dalla passione del primo ministro per il calcio, una caratteristica che lo stesso Valls rivendica con orgoglio, sostenendo che senza passione non si possa fare politica.